Fermo Marelli, Focus PMI, piccole e medie imprese, come finanziarle oggi. Fermo Marelli è il Senior Portfolio Manager fondi di Private Equity, Private Debt Venture Capital in Azimut, Libera Impresa SPA. Abbiamo anche in sala, se vuole per un secondo alzarsi, Alfonso De Rosa, che è rappresentante di Azimut, con cui Federmanager Friuli Venezia Giulia non da ieri ma da tempo attua una collaborazione molto rilevante. Allora, dottor Marelli, io sono tre domande alle quali la prego voler rispondere e quindi di spiegarci. Abbiamo detto 10 minuti per quello che potremo un attimino capire di più e soprattutto in base al progetto Banca Sintetica, se ci può spiegare che cos'è questo progetto, ovviamente in pochi minuti, la disintermediazione del settore bancario tramite piattaforme fintech e fondi di direct lending. Prego, dottor Marelli. Allora, intanto di nuovo buongiorno a tutti, sono molto, molto piacere di essere qua con voi. Allora, il progetto Banca Sintetica è una assoluta novità per l'Italia e in particolare nel mondo Azimut. Allora, voi conoscete Azimut, immagino, come una società che si occupa di risparmio gestito, quindi si occupa dell'attivo dello stato patrimoniale delle famiglie e delle aziende. In realtà da qualche anno abbiamo anche iniziato questo progetto, che si chiama appunto Banca Sintetica, che ci permetterà, il nostro obiettivo è quello di occuparci anche del passivo, cioè anche della parte dei debiti e del capitale azionario delle aziende. Per fare questo, nel mondo del private debt, di cui mi occupo personalmente, abbiamo fatto questo progetto Banca Sintetica, che ha l'ambizione di disintermediare il settore bancario partendo da quei segmenti che sono serviti in modo meno efficiente dalle banche. Adesso io so che voi tutti avete a che fare con le banche tutti i giorni, le banche italiane hanno tante qualità, ma tante cose non riescono a farle. Non riescono a farle un po' per motivi storici, un po' per problemi di struttura organizzativa, di costi elevati, un po' perché sono passive, perché i regolatori europei hanno messo un sacco di paletti che impediscono alle banche di svolgere bene il loro lavoro, soprattutto in alcuni segmenti dell'economia, e in particolare quello delle piccole e medie imprese. Questo ha permesso negli ultimi anni la partenza e lo sviluppo di tante piattaforme fintech, quindi sfruttando le capacità dell'informatica, del mondo digitale, ci sono delle piattaforme che permettono a delle aziende di iscriversi e di ottenere dei finanziamenti. Finanziamenti a medio e lungo termine, finanziamenti, possibilità di vendere delle fatture, quindi chiamiamolo digital factoring, tutte attività che una volta erano a esclusivo uso delle banche. Quindi Azimut si mette in mezzo a questi flussi, raccoglie il capitale dei propri clienti tramite fondi di private debt e tramite le piattaforme fintech presta questi capitali direttamente alle aziende, disintermediando il settore bancario e quindi cercando di fornire capitale ai segmenti dell'economia che oggi sono abbandonati dal settore bancario, e dall'altro lato offrire agli investitori dei rendimenti molto più interessanti di quelli che si riescano a ottenere nel mondo bancario, quindi lo zero sul conto, se si è fortunati, sul conto corrente, oppure i tassi estremamente ancora ridotti nonostante la salita degli ultimi mesi per gli investimenti a più lungo termine. Allora, dottor Marelli, grazie per questo primo suo intervento. Io le faccio la seconda delle tre domande che avevamo previsto e che riguarda un'altra spiegazione. Che tipo di operazioni, che tipo di società possono utilizzare questi canali di finanza alternativa che lei su cui lei si è soffermato? Operazioni complesse, aziende piccole o con rating medio-basso, aziende medie o con rating medio-alto, solo in caso di bisogno urgente? Ci può spiegare anche questo, per piacere? Perfetto. Allora, nello specifico stiamo parlando di private debt. Faccio un breve inciso sul private equity. Private equity si tratta di fondi di investimento che diventano soci delle aziende, soci di minoranza o in modo più prevalente soci di maggioranza.
Questa è un'attività che esiste da tantissimo tempo, che ho diciamo, osservato uno sviluppo gigantesco negli ultimi 5-10 anni, anche in Italia, che però prevede una modifica, cioè l'accettazione di nuovi soci di maggioranza, quindi prevede di vendere l'azienda. Questi pochi imprenditori sono disposti a farlo e quindi ha un campo d'azione un po' più limitato. Quando guardiamo invece al private debt, il private debt è un'alternativa al canale bancario, quindi è la possibilità di ottenere finanziamenti sotto diverse forme come alternativa al canale bancario. Allora, premetto che si tratta di finanziamenti generalmente cari, perché per remunerare gli investitori che decidono di rendere in liquido parte del proprio patrimonio, per investire questo capitale in prodotti di private debt, bisogna remunerarli con tassi elevati. Quindi non è un canale di accesso a finanza alternativa per tutti. Cioè le medie aziende di buona qualità, di rating elevato, non possono per il loro business corrente, normale, di tutti i giorni, rivolgersi a un fondo di private debt per ottenere dei finanziamenti, perché questi sarebbero molto più cari di quelli che riescono a ottenere le banche, perché su questo segmento le banche sono molto attive. Però se un'azienda anche di questo tipo, un'azienda media, di buona qualità, con un rating elevato, volesse fare un'acquisizione importante, quindi che porterebbe a stressare i ratio patrimoniali, quindi debito su EBITDA, debito su equity dell'azienda, difficilmente potrebbe trovare in banca la disponibilità per queste risorse finanziarie. Quindi, se non si vuole portare in casa un fondo di private equity, che appunto, essendo un nuovo socio, prevede tanti paletti, l'alternativa è quella di rivolgersi a un fondo di private debt. Il fondo di private debt, per un'operazione complessa di finanza straordinaria, questa viene analizzata con l'ottica del fondo di private equity, cioè guardo l'operazione non staticamente sui ratio patrimoniali, ma guardo l'operazione nella sua valenza industriale, vedo se l'operazione ha discrete chance di successo, quindi se la ristrutturazione probabilmente andrà bene, e quindi il fondo di private debt presta del denaro all'imprenditore che vuole fare l'acquisizione a tassi elevati perché l'alternativa sarebbe prenderlo con far entrare un fondo di private equity che ha tesi di ritorno ancora più importanti. Quindi tassi elevati, diciamo vicini, diciamo, al 10% o giù di lì, però solo per gli anni e i mesi necessari a fare l'acquisizione, ristrutturarla e ritornare in un ambito di essere bancabili. Quindi ci si rivolge al fondo, il fondo presta denaro, diciamo, per 5 anni. Se dopo 2 anni l'imprenditore ha comprato l'azienda, l'ha integrata, ha fatto la ristrutturazione e i ratio patrimoniali sono tornati a livello appetibili per le banche, a quel punto può andare in banca a prendere un finanziamento a tassi molto più ridotti e rimborsare anticipatamente il prestito. Quindi ha avuto a disposizione questo capitale paziente del fondo per l'operazione straordinaria solo per il periodo strettamente necessario a chiudere l'operazione. Ho pagato questo capitale tanto, ma di solito queste operazioni straordinarie hanno dei ritorni estremamente importanti dal punto di vista dell'imprenditore. Dottor Marelli, Azimut che tipo di fondi gestisce? Per dare anche un po' una prospettiva, un'informativa agli investitori, no? Quali sono i fondi con le varie asset class in cui appunto investite di Corporate Cash Plus, del futuro fondo PD, che non è il Partito Democratico, no? Come abbiamo sentito, si toglie la partita a partito, ho sentito anche lei prima, Evergreen, dedicato a di investitori corporate. Allora, Azimut ha creato una piattaforma sui mercati privati. I mercati privati sono quelli che si differenziano dai mercati pubblici perché si tratta di asset illiquidi. Quindi i mercati pubblici sono le borse, diciamo, azionarie e obbligazionarie, i mercati privati sono il private equity e il private debt. Allora, ha creato una piattaforma molto strutturata, facciamo fondi di tutti i tipi, sia con team interni che con team esterni, che con partnership in giro per il mondo. Quindi cerchiamo di portare le migliori capacità possibili nelle varie asset class ai nostri clienti investitori. E facciamo fondi sia per gli investitori, chiamiamoli istituzionali,
sia per gli investitori retail, quindi le famiglie che vogliono allocare una parte dei loro risparmi ai fondi di private equity e private debt, sia prodotti per investitori corporate, perché tante aziende hanno eccessi di liquidità. E soprattutto negli ultimi anni non sono stati in grado di investire questi capitali a tassi positivi, perché le banche offrivano tassi negativi. E quindi abbiamo creato anche dei prodotti dedicati al mondo azionario. Parliamo del fondo, appunto, che si è nominato Fondo Corporate Cash Plus, che è un fondo che è stato lanciato qualche anno fa, garantisce il 2% di ritorno con la possibilità di uscire tutti i mesi. E abbiamo un progetto di lanciare un altro fondo simile che partirà verso fine anno, che è un fondo di private debt evergreen, che vuol dire sempre aperto, a differenza dei classici fondi di private equity e private debt che invece richiedono 5, 6, 7, 8 anni di detenzione minima, che non sono tanto indicati per il mondo corporate, perché le aziende hanno bisogno dei capitali per gestire il loro, diciamo, gestire i loro risparmi, hanno bisogno di liquidità, di poter fare l'investimento quando lo devono fare perché il business lo richiede. Comunque, se volete ulteriori dettagli su questo, appunto, avete appena visto Alfonso De Rosa, il mio collega, che è responsabile della relazione con Federmanager Friuli Venezia Giulia, al quale potete chiedere, fare domande di qualsiasi tipo su tutti i nostri prodotti, sia dal lato azienda, quindi per accedere ai finanziamenti, che dal lato risparmiatore per poter investire nei nostri prodotti. E comunque credo che Alfonso vi nelle prossime settimane vi contatterà per capire i vostri dubbi e chiarire le vostre, diciamo, tutte le vostre domande. Bene, grazie, grazie allora dottor Marelli, grazie per le informazioni che ci ha dato. Grazie a voi, buonasera. Le confermo che con il dottor Alfonso De Rosa abbiamo delle relazioni continue, costanti, è presente qui con noi in questo momento assembleare molto per noi rilevante, è presente con uno stand al di fuori di questa sala, per cui ritengo appunto che anche in virtù delle informazioni che ci ha dato lei, abbia suscitato veramente notevole interesse. Non so se voleva aggiungere qualcosa, lei è stato così gentile per concludere, è stato così gentile da attenderci. Mi scuso ancora per il lieve ritardo della previsione del suo intervento. No, va benissimo, la ringrazio, anzi vi ringrazio e abbiamo fatto un breve intervento, qualsiasi siamo a disposizione per eventuali approfondimenti con chiunque dei soci di Federmanager voglia approfondire qualche aspetto. Buonasera, Perfetto, arrivederci a tutti. grazie, grazie dottor Marelli.